ci può anticipare qualcosa sul piano nazionale sull'agricoltura di precisione? Beh, quello che posso dire è che è molto importante che in agricoltura, che l'agricoltura di precisione sia diventato un asse di industria 4.0, che si possano utilizzare i superammortamenti e gli iperammortamenti anche per le innovazioni e le tecnologie in campo agricolo. Stiamo completando questo lavoro di preparazione che poi fondamentalmente inizierà con la legge di bilancio che approveremo domani, ed è molto importante che ci sia questa massima integrazione tra potenzialità di investimento in innovazione e tecnologia in agricoltura e strumenti come quelli che richiamavo prima, i superammortamenti e gli iperammortamenti anche per le imprese agricole. Ecco, l'Europa può essere competitiva a livello mondiale a livello di miglioramento genetico con i vincoli attuali? Sì, sono convinto non da oggi che in realtà l'Europa possa esprimere tutta la sua forza sul versante della ricerca in campo agricolo e anche della ricerca genetica vegetale se percorre vie nuove di sostenibilità come quelle che in qualche modo abbiamo visto anche in questi mesi. Noi stessi siamo capofila di ricerche per la selezione, ad esempio il sequenziamento del genoma di alcune piante fondamentali per le nostre coltivazioni, e siamo leader europei e mondiali di alcuni avanzamenti interessantissimi. Ecco, l'ultima cosa, oggi molti sono lamentati dell'eccessiva burocrazia intorno alla PAC. Si sta facendo qualcosa per alleggerire? Sì, ma bisogna fare di più. È un tema che noi solleviamo sempre a livello europeo. Bisogna che sia più semplice, che si costruisca un rapporto nuovo tra impresa agricola e diciamo pubblica amministrazione nazionale ed europea. Dei passi sono stati fatti, ma bisogna ancora lavorare.